Bella a tutti ragazzi, siamo su EA Sport FC Mobile a festeggiare il primo anniversario. Vediamo tutte le novità del nuovo aggiornamento. Cosa ci aspetta? Sto aprendo il gioco qui insieme a voi, quindi ci sarà da vedere. Dopo che FC Mobile ha cambiato il nome, prima si chiamava, come tutti sappiamo, FIFA. Quindi adesso festeggio un anno di anniversario del cambio del nome. Aspettiamo che mi apre il gioco, vediamo cosa succede. Ok, premi torneo Euro. Questo non l'ho giocato per niente. Andiamo a vedere. 8 punti viaggio. Ok, ritiriamo il premio qua. Abbiamo come visto un mascherano, si è stato retrocesso in divisione 3. Andiamo a ritirare tutti i premi, poi andiamo a vedere accuratamente questo aggiornamento, quindi premi calcio d'inizio, la campagna, questo lo andiamo a vedere dopo. Andiamo a vedere i premi di stagione, ok, gettoni, un 82 che non mi serve. Comunque posso venderli e fare un po' di fatturato con quei giocatori. Andiamo a vedere il secondo premio, 800 universale, anche un Dempsey 85, è buono. Possiamo ricavarci qualcosa da là. Ancora premi di fine stagione con 300 gettoni. Mi dà un Batshuayi, una Aubameyang anche. Va bene. In sostanza non abbiamo preso neanche un giocatore che può far parte dei titolari, però va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo se regalo aggiornamento anniversario. Beh, questa dovrebbe essere buona. Vediamo. Vediamo che ci dà. Sperando in un esterno destro o sinistro, ma un portiere. Portiere. Buffon 94, buono, anche se c'ho già Neuer 95. No, non è Neuer, però c'ho un 95 in porta, quindi neanche questo farà parte della mia prima squadra, anzi in panchina sì, in panchina sì. Andiamo avanti, gemme, cose, ritiriamo anche questo mascherano. Ok, abbiamo concluso, ci rimane queste 150 gemme e andiamo avanti. 3000 gemme per un 97-103 limited e questo ce lo becchiamo ragazzi subito, festeggiando l'anniversario con EA Sport. Vediamo, qui becchiamo sicuro un titolarissimo, sperando di prendere almeno un 100 più. Andiamo avanti, vediamo. Un esterno destro, un esterno sinistro mi occorrono. Sarebbero utilissimi. 100.000 crediti qui, due giocatori di basso livello e poi giocatore non scambiabile bonus. Vediamo che succede. Nigeria, Osimhen, attaccante del Siviglia. Ma dai, cazzo. Peschiamo malissimo, ragazzi. Peschiamo proprio male, proprio. Siamo proprio fortunati. Un 97, abbiamo già un 98 in avanti, cioè Simeone. Va bene, andiamo avanti. Vediamo, scopriamo cosa c'è da fare in questo nuovo aggiornamento. Va al negozio, primo acquisto 100. Non mi interessa, per il momento non mi interessa. Ok, quindi abbiamo centro calcio, poi ci abbiamo anniversario, due finestre nuove. Andiamo a vedere prima anniversario, la prima pagina che riguarda
questo aggiornamento, un anno di eSport FC. Ok, introduzione, principale premi, svendite, galleria. Ok, ti diamo il benvenuto all'anniversario. Ti attendono tanti contenuti interessanti. Bene. Quindi, scambio giocatore, offerte, settimana 1, 2 e via via dicendo. Vediamo un po' da come iniziare. Andiamo a prendere un giocatore subito. Si blocca tra 9 giorni, settimana 2. Andiamo avanti, vediamo un po'. Settimana 3. Quindi piano piano si sbloccano questi. Ringraziamenti speciali. Qui ci abbiamo un mascherano, immagino, sì. Un mascherano gratis, molto utile per migliorare i giocatori. Ce lo sblocchiamo subito. Bene. E andiamo a sbloccare anche questo 94-99, dove possiamo pescare forse un titolare nella squadra, visto che i primi premi sono stati veramente scarsi. Certo, prenderanno posto in panchina sia Buffon che l'attaccante del Siviglia, non mi viene il nome, però non facciamo un granché. E andiamo a vedere adesso Francia, un centrocampista della Roma, posizione che non uso tanto. 97, questo è buono. Questo comunque va bene, ma non sarà neanche questo una pedina importante. Niente da fare, ragazzi. Quindi andiamo a vedere principale cosa c'è. Qui ci saranno sicuramente delle sfide da affrontare. Ti diamo il benvenuto al capitolo principale e grazie. Ottieni questo oggetto, giocare dopo aver completato il capitolo principale. Ok, mi dà Alexander-Arnold, terzino destro, che okay. Non rientra nei miei piani sicuramente. Dobbiamo schiacciare inizia. Ok, puoi scambiare i giocatori di squadra. Qui puoi scambiare i punti di gioco. Ok, diamo un'occhiata al capitolo. Va bene, iniziamo, vediamo. Stella retro. Qui abbiamo da prendere un po' di punti. Via. E li prendiamo subito gratis, questo pacchetto anniversario. Qui che sblocchiamo punti lavoro di squadra, punti devozione e punto festa. Poi abbiamo da fare partite così, ci dà 50 punti. Mentre qui ci sono degli scambi, non capisco perché non mi apre. Qui confronto 60 punti e a non runare non me lo apre. Non capisco perché. Non capisco perché. Non capisco perché non mi apre anno lunare. Quindi, come abbiamo visto, qui si possono scambiare i vari punti. Qui abbiamo bisogno di 5.000. Punti non facile da raccogliere. Confronto. È partita a tempo. Ok, andiamo a vedere le altre finestre. Qui ci sono tutti i premi, quindi diamo il benvenuto al capitolo premi. Ok, ottieni questo giocatore dopo aver completato il capitolo premi. Mi danno 99-101, buono. Le mini partite di questo capitolo si sbloccheranno gradualmente. Quindi bisogna fare varie partite. Spendi i gettoni anniversario per ottenere i premi. Ok. Quindi un bel po' di novità, un bel po' di novità. Il traguardo finale, traguardo zona attacco 9700, buono anche questo. Ottieni premi aggiuntivi giocando a un certo numero di mini partite. Bene, ok.
Penso che esploro il capitolo, possiamo anche iniziare. Quindi qui abbiamo da fare ancora premi possibili spendendo 100 gettoni. Qui si spendono i gettoni e poi piano piano si sbloccano gli altri, immagino. Qui non abbiamo niente da fare. Negozio gettoni, nulla di gratis, nulla di niente. C'è solo la pubblicità. Quindi andiamo a vedere nella svendita. Vediamo nella svendita, ok. Quindi è possibile aggiornare gli sconti giornalieri e procedere con gli acquisti. Forse questa è una pagina interessante. Svendita qui può ottenere il giocatore a un prezzo scontato. Lo sconto si aggiorna 3 volte al giorno. Giocatore a un prezzo scontato, ottimo. La svendita si aggiornerà in date specifiche. FC Point spesi, non perdere. Ok, questa è bellissima come cosa. C'è da dire che questa, giocatori svenduti, quindi questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Ok, questo pulsante di aggiornamento della svendita tocca per ottenere sconti. Linea di giornaliere 3. Ma scusami, proviamo a schiacciare qui. Mi costa 0. La svendita è, se ci sono giocatori che possono cambiare la squadra, sarebbe buono spenderli bene. Quindi abbiamo un 98-101, 6.000 gemme. Ottimo. 98-101, 6.000 gemme. Mentre il 104, 104, caspita, però 300 FC point. No. Qui anche 300 FC point, mentre il 9400, 2.000. Possiamo fare un bel po' qua, 9801, ragazzi, questo è molto buono. 9801, vedo Varane, De Gea, Diaby, Sevigno. Buono, buono, buono. Ci sono i giocatori. Questa è buona. La svendita è ottimo da vedere e approfondire. Andiamo a vedere la galleria adesso. E poi concludiamo questo video. Piano piano vedremo tutti i paragrafi che ci sono. Vedremo anche la seconda finestra in un altro video. Quindi, se giocate FC Mobile, non perdetevi il prossimo video dove andremo a vedere l'altra finestra di questo aggiornamento. Errore di download. Ragazzi, ci scusiamo per il disagio, ma non riusciamo a vedere la galleria. La vedremo nel prossimo video. Anche perché, anzi no, si apre, attenzione, ti diamo il benvenuto nel capitolo galleria. Attenzione, abbiamo un bonus giornaliero gratuito, buono. Goditi il capitolo, ok. Settimana 1, base 103, ottimo, alla destra mi serve. Qui abbiamo un gratis 70-94 massimo. Certo, non possiamo sperare in un gran giocatore. Possibile che esca un 94, dovrei avere davvero tanta fortuna. Beh, dai, tutto sommato abbiamo comunque rinforzato un po' la squadra. Avremo più alternative in panchina e possiamo vendere anche più giocatori sicuramente. Comunque, per farvi vedere, centrocalcio lo vediamo nel prossimo video. Quindi, ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare un like, per me è molto importante. A voi non vi costa nulla. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!